Benvenuti in un nuovo video. Come vedrete dal titolo, oggi è l'ennesimo video haul. Volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un pollice in su. Se vi fa piacere, commentate anche. Se vi piace qualche altra tipologia di video, cercherò di accontentarvi. E mi raccomando, seguitemi su Instagram, soprattutto il profilo dedicato a YouTube e quello là dedicato più all'alimentare, dove ogni giorno posto sempre qualcosa di diverso anche per prendere ispirazione per i vostri piatti. Il link sotto che basta cliccare e vi riporta direttamente ad Instagram. Quindi iniziamo subito. Non ho fatto tantissimo shopping perché, come avete visto nel precedente video, ho acquistato tantissime cose anche nell'altro video haul, soprattutto però ho acquistato magliette. Invece in questo video haul qui ho acquistato pantaloni. Ho preso davvero delle chicche, che dei pantaloni che mi servivano, perché davvero quelli che tenevano erano fatti un po' brutti e quindi andavano cambiati. Però inizio con la prima busta, perché io guardo qui perché ho le buste. La prima busta che mi capita è questa qui di H&M. E da H&M ho acquistato queste fasce. Mi servivano delle fasce perché a breve vedrete un video e quindi vi ricorderete di queste fasce qui. Però queste qui sono comode anche per struccarsi. Allora, la prima fascia è questa qui, con questi quadroni qua, bianco e nero. Sono fatte così, questo è lo spessore. Sono fatte davvero bene. Queste qua vanno nei capelli, però si può usare in tantissimi modi. E poi una basic nera fatta così. Vedete, la verità, sono fatte bene. Stavo cercando delle fasce anche per struccarmi, perché quando mi devo struccare non ci sono, di solito io utilizzo gli occhiali da sole, mi metto in testa e via, però di solito non li trovo mai, quindi adesso ho loro. E questi qui io li ho pagati 4,99 euro, non so, penso che non si legge il prezzo. E poi ho acquistato, serviva una maglietta nera, non avevo magliette nere, si sembra strano, la volevo anche bianca perché io bianca ce l'ho, però è una M, ed è, se fate, questo qua è un tessuto che comunque a lungo andare cede, e infatti la mia M sembra tipo una L, e quindi volevo trovare anche la bianca, ma non c'aveva, c'aveva grigia, ma non mi ispirava, non mi piaceva perché veniva lo scollo a buco. Invece questo qui è composta, sistemata, questa qua è una XS, pagata 4,99 euro, non so se si legge, no. Comunque queste magliette qui di H&M sono comode, sono versatili, le metto dappertutto, quindi top. Ci vogliono sempre una maglietta bianca e nera. Sono stata da Twiki. Da Twiki devo dire la verità, nell'ultimo periodo trovo sempre qualcosina. Aspettate, c'è anche un altro pacchetto che vi faccio vedere dopo. Da Twiki avevo adocchiato 2 settimane fa dei pantaloni. Ops, mi starete già vedendo? Dei pantaloni della tuta nel reparto maschile. Perché io non ho capito, ma voi noi donne, cioè non ce le mettiamo i pantaloni della tuta, perché non ci sono per noi? Si trovano solo quelle cose un po'. E queste cose qui, che comunque sono comode, adesso dove anche l'inverno, sono comode e niente. Sono andate nel reparto maschile, le ho trovate, il prezzo, devo dire la verità, sono anche scontati. Ho detto ok, venite a mio. Allora, il primo modello che vi faccio vedere è questo qui, nero, oddio, sono diventata la bianca, con le linee rosse, rosse e bianche, linea rossa e bianca. Come sapete, io qualsiasi cosa che ha le strisce acquisto, quindi, cioè, sono le strisce, io le adoro perché secondo me vestono bene, e quindi è un modello così, scende skinny, così c'ha la molla, lo starete vedendo, quindi senza che mi soffermo ai lacci. E questo qui è una taglia S e costava 20 euro, io l'ho pagato con il 50% di sconto, 9,99 euro. E quindi il primo modello nero è andato. Poi io sempre nel mio video, se non l'aggio sempre alla fine qualcosa, non so io.
E poi mi piaceva e l'ho preso anche grigio. Devo dire la verità, sono fatti davvero bene, ma proprio bene, bene, bene. Proprio il tessuto è bello caldo, morbido. Se li trovate, prendeteli perché sono fantastici. C'era anche giallo, rosso e bianco, però ho preso questi colori qua che sono più abbinabili. Volevo prendere il bianco, però sempre la fissazione, poi se si sporca, quindi niente. E quindi ho preso anche il grigio è bellissimo. Anche questo con la linea, però questo qua c'ha la linea rosso, nero e bianca. Così, sempre uguale, con il laccio, modello skinny, bellissimo. E anche su una taglia S, da 20 euro, 9,99 euro. E quindi anche Zoichi. Come avete letto dal titolo, avete detto una piccola frase. Riuscirò ad entrare nell'esercito? Perché? Allora, sono stata da Vesca. Allora, la vostra storia ve la devo raccontare. Sono andata da Vesca fine giugno. A fine giugno ho toccato, già stavo cercando un pantalone del genere perché è una stampa che io veramente sto in fissa da un anno a questa parte. Infatti c'ho tutto l'armadio così quasi. Comunque da fine giugno avevo visto questo pantalone. Io me ne sono innamorata follemente. Però ho detto va bene, no, dai, non lo prendiamo. A luglio sono riandata nel centro, questo centro commerciale, sono entrata da Bershka perché comunque è un negozio di fiducia, quindi di solito trovo sempre qualcosina di bello. E l'ho rivisto, io così, no, va bene, ok, no. Comunque ho fatto questo fino a sabato mattina, perché sono andata in negozio, ho fatto un po', basta. Ho visto le taglie 36, che corrisponde a una 40. Va bene, penso che mi va la 36. Perché comunque è un modello tipo non bisogna fare affidamento più alle taglie così, bisogna sempre provarle. Infatti io provo sempre una 36 o una 38, perché di quelli elasticizzati porto una 34 che risponde a una 38 italiana. È un po' un macello così con le taglie. Comunque sono andate in tutte 36, infatti ho fatto la match, non ci stavo ancora la 30, ho fatto ok. Se mi va, me lo prendo, vuol dire che è destino che me lo devo prendere, altrimenti buonanotte, almeno l'ho provato e so come. Sono andata in camerino e girandomi ho visto che ci stavo appeso lo stesso pantalone. Io avevo preso taglia 36 e anche 38. Infatti ho fatto vabbè, qua è proprio destino, allora me lo devo prendere. Ho preso anche la 38 e il pantalone in questione. Mamma mia, io sono innamorata, innamorata. Cioè, voi lo starete vedendo indossato proprio in questo momento. Io sono innamorata, sono, cioè, è così, è stretta in vita, infatti lo starei sicuramente vedendo bene indossato, con il parte del colore non è così, spero che dalla video, perché spero che al video close up si vede bene, però da quello vedete un pochino più chiaro, invece un pochino più scuro. Comunque è proprio così come lo state vedendo in questo momento, ha questa cintura in vita che un'ora e mezza solo per capire come si metteva la cintura. Alla fine basta passare nei primi due e poi andare nel primo, cioè un macello abbiamo fatto nel camerino. Comunque sopra è fatto così stretto stretto, poi tende ad allargarsi e poi a stringersi sotto dietro alle tasche, le sue tasche, ed è una 38 che risponde a una 42 italiana e l'ho pagato 19,99 euro. Cioè, mamma mia, io sono innamorata, è fatto davvero bene, il tessuto è bello, pesante, quindi questo per l'inverno con gli anfibi sotto, una bella maglietta nera pure a maniche lunghe. Io tengo anche la giacca che è lo stesso colore proprio, quindi posso entrare nell'esercito. Quindi io a settembre non farò più video su YouTube perché entrerò nell'esercito, quindi mi dispiace, mi venite a trovare lì. Ok, dopo questa enfasi,
Comunque è stupendo, ho visto altri modelli, quindi spero che quelli non mi vanno bene. E quindi il mio desiderio è stato accontentato. Mamma mia. Quindi il pezzo forte dello shopping è lui. Mi dispiace, ma è lui. Poi sono entrata nella profumeria Idea Bellezza perché sono, dopo voi vedrete anche un altro video, che è uno svuota la spesa Ocean, comunque uno spoiler. Non so quale uscirà prima perché stamattina sto girando tantissimi video, quindi non saprei. Comunque all'Ocean costava lo stesso struccante, le stesse mele, stessa linea, stesso modello, stesso tutto, 6 euro. Io così. No. Sono andata da Idea Bellezza, dalla vetrina ho visto lo stesso struccante in offerta, se non sbaglio a 2,90 euro, non c'è lo scontrino come sempre, a 2,90 euro, e sto parlando di questo qua della Nivea. Io questo qui lo uso solo per struccare gli occhi perché di solito il mascara a me non si leva mai, specialmente quello waterproof non si leva mai, e quindi l'ho acquistato per 2,90 euro, buono perché 125 ml, 6 euro, cioè sinceramente è proprio un vapore, e quindi è questo qui, io mi ci trovo, oddio, per struccare gli occhi e le tinte, quindi approvato, ve lo consiglio. Poi, questa è sempre la bellezza, mi serviva un correttore perché io i correttori, le cipre, i fondotinta li divoro, e quindi ho preso questo qui dell'Astra Long Stay Concealer. Me l'ha consigliato mia sorella, che lei a trucchi è la number one, e io sono veramente una cippa. Ma comunque questo qui 12 ore, la scrivenza era buona, quindi spero di trovarmici bene. Questo qui costava, se non erro, 4,90 euro o 3,90 euro, non mi ricordo. Se troverò lo sconcino vi lascio i prezzi qua, però non mi ricordo proprio. E quindi questo qui è la colorazione 01. È la più chiara perché io oggi, oggi è 28 agosto, io sono ancora bianca mozzarella, quindi passatemi che per me ci va bene anche la 00, non esiste però va bene. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!